ricchi maschi, per tutti i ricchi. Esatto. Finalmente il circolo della Morra Friulana ha vinto la sua battaglia. Dopo 95 anni il gioco è stato liberalizzato nei luoghi pubblici. Esatto, motivo di grande soddisfazione per me e per tutto il circolo, soprattutto per essere riusciti dove in tanti hanno provato in tutta Italia, purtroppo per loro senza successo. Siamo riusciti a, dopo aver battuto mille strade, abbiamo trovato quella giusta, grazie, devo dire, anche al nostro socio e consigliere Mauro Di Bert, che ha estrapolato e ha trovato la via più certa per arrivare al risultato. È una giornata di festa per noi, abbiamo vinto una bella partita. Il prossimo obiettivo? Allora, il prossimo obiettivo, visto che abbiamo raggiunto questo, si aprono nuove porte, vale a dire, è un sogno di portare delle scuole, insegnare ai genitori e figli, cioè spiegare ai genitori cos'è la morra oggi, perché magari ancora sono un attimino rimasti sugli stereotipi di inizio secolo e non va bene perché tutto il mondo è cambiato e è cambiato anche il gioco della morra. Insegnare a genitori e figli a giocare la morra, che cos'è veramente la morra, soprattutto perché pensare a dei bambini che a ricreazione alle scuole mediche ormai sono tutti che giocano con i telefonini e non parlano uno con l'altro, e lì giocando a morra è una cosa molto socializzante, fa bene al cervello perché mantiene il cervello attivo. È provato appunto che la morra fa bene al cervello? Assolutamente, è un ricercatore dell'Università di Detroit che studia l'intelligenza artificiale ed è un appassionato giocatore di morra, ha scoperto i benefici del cervello. Secondo lui non esiste giocatore forte, può essere opinabile il discorso, comunque non esiste il giocatore forte e il giocatore debole, esiste quello che gioca tanto che utilizza una parte di cervello in più, vale a dire il cervello si allarga, mettiamolo in parole povere, si allarga giocando di più, quindi è molto più reattivo, e questa cosa è una cosa che fa bene ai giovani che devono imparare la matematica, comunque ad aprire la mente, e anche in età avanzata a prevenire la demenza senile e addirittura l'Alzheimer. Un'ultima domanda, c'è la possibilità di portare in Friuli il campionato mondiale della morra? Allora, l'anno scorso una bella delegazione del Friuli ha partecipato al ventennale del Morramondo in Sardegna, quest'anno per il ventunesimo anno saranno in Spagna, precisamente alla Rapita fuori Barcellona. L'idea sarebbe quella di portarla nel 2026 in Friuli, adesso che il gioco è legale. Possiamo impegnarci e portarlo qua anche con l'anniversario del terremoto, purtroppo. Mettiamo una cosa triste, però anche qualcosa di una svolta di diverso.